Io lo so che vi mancavano le recensioni trash, che non ne faccio da troppo tempo, però al momento sono talmente in una condizione mentale di stress che guastarmelo ulteriormente con un'altra lettura di carattere tossico che mi sapesse friggere il cervello, eppure Manila si lamenta, non è proprio il caso, perché altrimenti io impazzisco, mi esplode il cervello e non torno più indietro. E in particolar modo una lettura maledetta mi ha causato un po' questo blocco mentale. È proprio il libro che più mi è stata proprio il mio fallimento di guerriero del trash, diciamo. Però io mica voglio gettare la spugna e quindi per tornare pian piano a sviscerare il trash più mefitico, io ho bisogno di tornare da un autore che certamente nel trash ci sguazza. Ma in modo volontario nel suo caso, e che comunque ogni volta che leggo è un po' un ritorno a casa perché mi lascio sorprendere dalla sua creatività dirompente, dall'assurdità che domina la sua letteratura e allo stesso tempo da un trash finalmente costruttivo, divertente, simpatico, variopinto. E sto parlando del grande ritorno del mitico, del solo e unico Chuck Tingle, di cui non recensivo un suo racconto da diverso tempo. Nel caso in cui non lo sappiate, dove siete stati finora? Sul canale ho tantissime recensioni dedicate a questo signore, Chuck Tingle, che si autoproclama dottore e che è diventato un esperto per quanto concerne letteratura erotica, ma decisamente fuori dai ranghi. Lui è diventato famoso inizialmente con dei racconti cosiddetti dinosauro erotica, dove faceva solitamente accoppiare maschi palestrati con dinosauri. Ebbene sì, e da lì in poi i dinosauri sono diventati oggetti di qualunque tipo, cioè se esiste, Chuck Tingle ci ha fatto un racconto erotico. Io ero partito in pompa magna con una recensione trash del suo racconto, il mio primo incontro con Chuck Tingle, quello in cui si vedeva un povero e dolce manzo palestrato finire in una gangbang di biscotti al cioccolato. Ecco, questo è un po' il mood. Però devo dire che nel frattempo la bibliografia di Chuck Tingle ha assunto dei connotati molto interessanti e sorprendenti, perché lui ha scritto racconti su qualunque cosa, ma allo stesso tempo ha molto spesso introdotto questi elementi legati a critiche del mondo sociale, critiche di attualità, con un umorismo, devo dire, sempre più bizzarro e onirico. Ed è una cosa che a me obiettivamente piace parecchio. Sicuramente Chuck Tingle nello scrivere i suoi racconti si diverte da pazzi, e questa cosa non posso che amare amare. Cioè, proprio è un trash costruttivo, è un trash che fa stare bene, è un trash finalmente con una levatura letteraria, altro che certe altre robe. Ma vabbè, in ogni caso, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Io ho deciso di tornare da Chuck Tingle sviscerando, diciamo, le sue ultime uscite, e nonostante siamo fuori tempo massimo, il mio sguardo è caduto su questo titolo che si ambienta a Natale, è il racconto che lui ha lanciato lo scorso Natale. Ma obiettivamente con un titolo del genere, come facevo a fermarmi? My bizarre obsession with the fictional narrative of war on Christmas pounds my butt. Ovvero, la mia ossessione bizzarra con la falsata narrativa della guerra al Natale mi sfonda al dietro, ok? Quindi diciamo che già ero partito e ho detto: oh, io sento delle vibe da la mia ignoranza sul cambiamento climatico mi sfonda di dietro, che giuro è un altro libro di Chuck Tingle che abbiamo raccontato qui. Prima di partire, però, volevo segnalarvi che nel corso del tempo un altro aspetto che ha allargato la bibliografia di Chuck Tingle è che inizialmente lui si focalizzava su racconti erotici gay, maschili. Metto le virgolette perché molto spesso questi manzoni palestrati si accoppiano con cose che non possono avere un genere, e però Chuck Tingle li mette, cioè sostanzialmente il biscotto di cioccolato c'ha gli addominali e c'ha anche, diciamo, la sorpresa, ok, quello. Però
A lungo andare la letteratura di Chuck Tingle, così visionaria, è diventata pure estremamente inclusiva, perché ha iniziato a scrivere anche storie etero, bi, lesbo, addirittura storie asessuali dove non semplicemente si salutano i due personaggi, ok? Ha scritto veramente di tutto, è proprio una letteratura senza alcun limite. Ma ora veniamo invece alla mia bizzarra ossessione con la mia falsata narrativa della guerra al Natale mi sfonda al di dietro, che già mi ha fatto volare, perché ho detto ok, ci saranno di mezzo delle critiche alla società, ai media o comunque anche a certe aree della politica, ho detto sono pronto. Allora, questo racconto si apre con il nostro cosino George. George, diciamo che è proprio uno svampito, è uno che è un boccalone, che ovviamente viene presentato come uno strafigo, un figone, che però noi vediamo subito agire in modo, diciamo, abbastanza peculiare. Infatti lui si fionda sulla sua cassetta delle lettere e inizia a cercare nella cassetta delle lettere qualcosa di specifico, e questo attira l'attenzione del suo vicino di casa, Himbler. Molto spesso Chuck Tingle utilizza questo stratagemma che ti lascia credere, se tu non hai mai ancora letto un suo racconto, che arriva di solito un altro manzo palestrato e tu credi che la storia vada a finire tra di loro. Ma no, ma che state a dire? Se è un essere umano l'altro, non si fa niente, bisogna solo fare tutto con ciò che più di sovrannaturale c'è. E quindi il vicino Himbler si limita semplicemente ad augurargli buone feste, perché infatti siamo nel pieno del Natale. Eppure il nostro cosino sembra più indaffarato alla cassetta delle lettere, e George risponde al suo buone feste con: ehi Himbler, hai ricevuto anche tu una lettera di arruolamento? Himbler è confuso, dice: in che senso? Ma per il calcetto? E così non risponde: no, per la guerra! Il vicino è confuso, perché lui crede che così no stia parlando dei conflitti veri in corso in questo momento, e quindi gli chiede: ma in che senso? Ma scusa, sta per arrivare la guerra al Natale e dovrò essere preparato! Ma che senso? La guerra al Natale! Ed è impazzito. Ma è? E così non risponde: ma non hai notato come il Natale venga sistematicamente rimosso dalle nostre vite, sempre di più dai poteri secolari, dalle lobby, le lobby di Hollywood, scichimiche, adoro. Se mi vengono in mente tipo scene ridicole come Halloween rovinerà il Natale, queste cose qua, adoro tutto. Se i media liberali riuscissero ad avere la meglio, non ci sarebbe più il Natale. Devo far qualcosa! E Himbler dice: ma che dici, indietreggiando pian piano, no? Nessuno dice più Buon Natale! Hai sentito? Nessuno lo dice più! Quando l'hai sentito l'ultima volta? E Himbler, che gli ha detto buone feste, gli dice: ma guarda che te l'ho detto io 20 secondi fa e tu non mi hai neanche risposto! Buone feste non conta! Adoro! Viviamo in un mondo in cui sui biglietti di Natale arrivano i pupazzi di neve e non c'è più il gran buon vecchio Babbo Natale. Dove sono finite le tradizioni? Io stavo già impazzendo, non posso che amare tutto. Sembrava veramente di leggere dei tweet di Decerebrati, volo malissimo. Infatti, Cosino spiega a Himbler che lui alla TV ha visto che c'è la guerra a Natale e che le grandi menti tradizionaliste dicono che ci si sta confondendo e il Natale non ha più senso, le tradizioni, queste cose qua. E allora, detto ciò, dice: devo trovare un ufficio di arruolamento! Himbler nel frattempo si è dileguato nel nulla. Nonostante questo, lui va al centro commerciale. Ora, io non sono, non so come funzioni in America, ma in questo centro commerciale c'è un ufficio di arruolamento dei Marine. Nei centri commerciali, cioè, me lo direte voi, perché io questa cosa non la so. Vabbè, comunque, lui entra e c'è una receptionist che dice: è qui per cambiare la sua vita! E Himbler dice: segnatemi! Devo combattere per difendere il Natale! La tipa gli ride in faccia, semplicemente. E Himbler dice: oh no, anche questi sono stati infettati dalle nuove leve del politicamente corretto, no!
Impazzito, Giorgio è impazzito, ma soprattutto impazzisce ulteriormente quando scopre dai Marine che sostanzialmente se c'è un conflitto in cui vengono chiamati o un'attività in cui vengono chiamati, che se capita di Natale devono comunque lavorare e così non impazzisce, dice questo è un affronto assoluto perché io a Natale e alla vigilia devo festeggiare con i miei familiari, posso essere disponibile dal 26. E la receptionist gli dice: ma lo state a decidere! Mi sta dicendo che i soldati lavorano a Natale, questo è ingrato! E inizia a fare il furente, cioè fa una scenata e va. Allora esce dal centro commerciale e si ferma dal parcheggio. Anzi, in realtà no, c'è un'altra scena principale. Perché ovviamente in questo centro commerciale c'è anche il classico Babbo Natale, come avviene nei centri commerciali americani, con la fila di bambini, che si siedono pian piano sulle ginocchia di Babbo Natale e gli dicono che cosa vorrebbero come regalo. Ebbene, il nostro cosino cerca, di saltare la fila, proprio come se volesse entrare al plastic, e quindi inizia a dire: no, devo passare, è importante, devo parlare con Babbo Natale! E viene fermato dalla security, che però lo mette dietro ai bambini. E Babbo Natale comunque, essendo inclusivo, lo accoglie quando arriva al suo turno e gli dice: oh, sei un bel ragazzone, ma hai fatto il bravo quest'anno! E George risponde: certo che ho fatto il bravo, perché io credo nel Natale! Credo nel Natale! Fuori di testa! Vabbè, in ogni caso, dice sostanzialmente che a Babbo Natale, che c'è la guerra al Natale, lui farà di tutto per proteggere Babbo Natale, insomma la magia del Natale, i veri valori cristiani, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. E Babbo Natale gli risponde così: attenzione perché questa è la doccia fredda, tesoro, non c'è nessuna guerra al Natale. È una propaganda delle aree più estremiste della destra per tenerti arrabbiato e farti inimicare le minoranze. E così non impazzisce. Mi stai mettendo alla prova? Vuoi capire se veramente mi faccio rincitrullire? Vuoi capire se sono degno di essere un tuo soldato? E Babbo Natale lo congeda così: smettila di guardare quella roba. È robaccia da quattro soldi che ti frigge il cervello. A quel punto la TV! E inizia a impazzire male. E Babbo Natale dice: vogliono solo la tua rabbia per renderti controllabile. Ah! E in effetti è furioso cosino. Sei un impostore! Devo salvare Natale dai mali secolari della Hollywood liberale! E se ne va ed esce fuori. Anzi, viene in realtà sbattuto fuori dal centro commerciale mentre inizia a nevicare. E tra l'altro, intorno a lui, la cosa bella di Chuck Tingle comunque è che nonostante il delirio cronico di questo tizio, lui descrive, dà questi suggerimenti, che in realtà la gente intorno sia tutta allegra, felice, e ci sono effettivamente gli alberi di Natale con le palline, no? Quindi posso dire che a livello narrativo è anche raffinato perché ci fa capire perfettamente che George è completamente pazzo e che intorno a Natale non è stato abolito sostanzialmente. Vabbè, adoro tutto. In ogni caso, George finisce nel parcheggio ed è completamente triste, fino a che non arriva un manzone. Ok, attenzione, quindi adesso arriva il momento erotico su cui purtroppo non mi posso soffermare sulle sequenze più hot. Diciamo che arriva sto manzone con voce cavernicola che dice: quanto è difficile essere di estrema destra oggi. E a quel punto, mentre Cosino sta piangendo, si asciuga le lacrime. E mentre dice già, si gira verso questo manzone. Oh no! Ma non è un manzone normale, anche se George non si scompone più di tanto. Perché è un manzone muscoloso, ai tante, con al posto della testa una TV. Una TV che trasmette programmi bigotti, programmi che diffondono xenofobia, omofobia e mandano addirittura immagini di alberi di Natale incendiati, ok, cosa del genere. E lui ne rimane subito attratto. E questo bell'imbusto particolare dice: io sono la rappresentazione fisica della guerra al Natale.
Capito? E dopo è diventato concettuale, Chuck Tingle. Ma puoi chiamarmi Chris. Chris Christmas. No, vabbè, è un genio. Chuck Tingle è un genio. Sapete cosa dice George nel guardarlo dopo la sua presentazione? Quanto è sexy? È proprio sexy in modo tradizionale. Basta, ho applaudito a quel punto, ho applaudito. Sexy in modo tradizionale. Mi ha fatto volare, mi ha fatto volare. Ora, e poi aggiunge, parlando alla rappresentazione della guerra al Natale, ora capisco che il mio interesse nei tuoi confronti è stimolato da una forza di carattere erotico e quindi limonano. Beh, perché certo, non so come, ma limonano. Credo che così lo stia leccando un televisore, ma va bene. Comunque limonano e poi pian piano si spogliano, si strappano i vestiti, si esplorano, ok? Bacio il concetto manifestato della guerra a Natale sul viso e il collo, poi le sue spalle e il suo torace muscoloso. Esploro il suo corpo come un avventore affamato che aspetta il prosciutto e l'arrosto di Natale, ma al posto dell'arrosto c'è in realtà. Lui lo dice, ma una verga supersonica, ok, mettiamola così. Oddio, aggiunge George guardando quel prosciutto, quell'arrosto di Natale. Amo il membro della guerra a Natale, lo voglio proprio nel mio di dietro. E la manifestazione senziente della guerra al Natale non se lo fa ripetere due volte e dice: Dai, insegnami i veri valori del Natale. Allora lo fanno e nel frattempo è tutto piroettante, diciamo. Devo dire che rispetto ad altre scene di carattere erotico descritte da Chuck Tingle, questa è molto basic, infatti mi aspettavo qualcosa un po' di più, e invece lo fanno in modo abbastanza normale, perché io vi ricordo che c'erano dei racconti in cui volavano, cioè facevano delle cose assurde. Qui invece lo fanno in un parcheggio, tra l'altro, tipo in camporella, normale, cioè po poco romantico. E nel frattempo, durante l'atto, ovviamente la manifestazione senziente augura al nostro cosino buon Natale. E a quel punto, al buon Natale, cito: La mia voce invade tutto il parcheggio del centro commerciale mentre vengo duro. Ok, quindi l'hanno già fatto. Allora, ma attenzione, perché qua c'è un plot twist. Perché di solito, comunque, nei racconti di Chuck Tingle, dopo l'esperienza erotica, comunque i due amanti stanno insieme o comunque affrontano una nuova consapevolezza. E devo dire che invece è la prima volta che succede che un rapporto erotico in un racconto di Chuck Tingle però porta a un cambiamento nel protagonista, quindi è un coming of age, è un racconto di formazione. Allora, quindi, pensavo che dopo questo incontro magico le mie convinzioni di salvare il Natale sarebbero state più forti, ma questa chiarezza post-coito mi ha permesso di vedere le feste con una calma rinnovata. Tutti sembrano felici, a prescindere dalla festa che vogliono festeggiare. Vabbè, c'è anche chi vuole fare solo shopping e non gliene frega nulla delle festività. Non stanno combattendo il Natale, è semplicemente un'espressione della libertà individuale. L'importante è che al Natale ci credo anch'io. E sarò felice di festeggiarlo nel modo che più ritengo consono. Perché praticamente lui, venendo, vede poi la gente al centro commerciale, quindi questo mi lascia intendere che loro l'hanno fatto all'aperto, praticamente, però la gente va a fare shopping e comunque vede che tutti sono contenti, che ci sono gli alberi, si accorge che ci sono degli alberi di Natale, e quindi niente, lui ha raggiunto questa nuova consapevolezza. Però allo stesso tempo la manifestazione senziente della guerra al Natale è ancora convinta, no? Non è come quella del cambiamento climatico che comunque gli faceva capire che credeva a un mucchio di frottole. No, no, è ancora convinta questa cosa. E quindi è la prima volta che un rapporto erotico porta alla non comprensione dei due amanti. Infatti c'è una separazione perché la guerra senziente al Natale cerca di tenerlo lì e di fargli cambiare idea perché, capendo i pensieri di George, Chris manda in onda nella sua TV servizi natalizi con alberi di Natale infuocati dalle lobby liberali di Hollywood. Ed è in quel momento che George capisce
che le immagini non rappresentano la realtà, capito? Boom, plot twist. Quindi, cioè, lo abbandona, cioè, praticamente George umilia il suo amante soprannaturale, gli dice, me ne vado, è la guerra a Natale, non vuoi partecipare? Non mi interessa più, vado a festeggiare, e se ne va così da eroe. Però obiettivamente un pochettino più che altro è vero che è una rappresentazione senziente di un concetto astratto, però comunque un po' mi è dispiaciuto per quell'altro perché è stato rifiutato, anche se devo dire ha mentito perché ha cercato di falsare la realtà per il nostro George, che però ora nasce rinnovato e rivestendosi torna a casa fino a che non incrocia una famiglia che gli augura buone feste. A quel punto George cosa risponderà ora che è rinnovato? Risponde, buone feste anche a voi. E va a preparare l'arrosto di Natale, questa volta quello vero. Ok, si conclude qua questo libro meraviglioso. Che bello che è stato ritornare dai fasti di Chuck Tingle. Devo dire che questo non è il suo migliore. Secondo me quello più bello è quello che sembra Inception, dove c'è il libro dentro al libro, dentro al libro, dentro al libro. Quello è geniale, ma li trovate tutti sul mio canale comunque se volete esplorare altro. Questo sì, diciamo che è Chuck Tingle base, però devo dire che c'è questo elemento nuovo del cambiamento, del plot twist alla fine. C'è qualcosa di interessante, comunque apprezzo sempre che lui cerchi di dare un po' questa satira sottile anche all'interno della letteratura trash o camp, che dir si voglia, per rendere il tutto più visionario, grottesco, ma allo stesso tempo meno scemo di quel che sembra. Ok, fatemi sapere anche voi se vi siete divertiti, fatemi sapere se vi è mancato Chuck Tingle. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao.